Yitzchor Elohim Letovah, Nefesh Cesare Carmi, Nefesh Kol Sifchei Amo Israel. Una cerimonia toccante, quella che si è svolta ieri mattina davanti a Calle Scopici, ultima residenza conosciuta di Cesare Carmi, che qui fu catturato e deportato. Qui è stata posata la pietra d'inciampo a lui dedicata dopo un iter durato un anno in cui ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ha potuto conoscere l'uomo, affezionarsi e perorarne la causa. Si tratta della sesta pietra d'inciampo posizionata a Chioggia a ricordare una persona catturata, deportata e mai più tornata dai propri cari. Una cerimonia in cui si è ricordato l'uomo che si è raccontato in una serie di lettere inviate al suo amore di allora, conservate gelosamente fino alla morte, consegnate alla comunità ebraica di Genova, da cui ha una parente, Luciana Laudi, che le ha raccolte perché restasse una testimonianza. Il giorno prima, sabato, è stato presentato il libro a Palazzo Grassi, oggi la posa della pietra, un momento denso a cui ha contribuito il racconto della figlia della ragazza amata, la preghiera letta in ebraico, il canto dei deportati. Il tutto ha reso vivo quel momento, rendendo vivo l'uomo portato nel campo di concentramento e morto in una data ignota, di una fine ignota, frutto di un odio razziale che si spera estirpato. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta.